Termina 0-0 il match tra Notaresco e Termoli, con i padroni di casa che hanno creato di più senza però riuscire a sfondare. Il Notaresco è da subito più propositivo al quarto, su azione d'angolo il colpo di testa finale di Marchetti è di poco fuori, e al sesto, sesta sorte per un rasoterra dal limite di Romano che fa la barba al palo. La prima opportunità per il Termoli al decimo, con Carnevale che scavalca Sciba in uscita ma non c'entra la porta. Ancora Notaresco al ventesimo con un colpo di testa di Campestre che sfiora il palo. Altre due occasioni a metà frazione, al ventisettesimo su punizione dal limite Defendi impegna Sciba che toglie dall'angolino basso, e al trentesimo Sadai libera in area Romano che però si fa ipnotizzare a tu per tu. La ripresa si apre con lo stesso leitmotiv della prima frazione, sempre con Notaresco a fare la gara. Al settimo, azione insistita, sfera che giunge a Mercado che insacca da due passi, ma il gol è annullato per fuorigioco. Padroni di casa che ci riprovano al diciassettesimo con Sadai che sugli sviluppi di un angolo conclude a botta sicura a centro area, trovando la deviazione fortuita di un difensore in traiettoria. Al ventunesimo ancora grosse proteste notareschine con Scimia che va giù in area, ma per l'arbitro è tutto regolare. Il Termoli addormenta poi la gara e l'ultima occasione per il Notaresco è al 95esimo con un calcio di punizione di Gelsi che si infrange sulla barriera. Sì, sì, è stata una bella partita, è stata, però ripeto, per chi gioca in casa, giocare su questo campo credo che sia impossibile, perché uno deve fare la partita, chi gioca in casa, e noi ma anche 3 mesi fa era così. Purtroppo bisogna prendere delle decisioni importanti, perché io non lo so come si possa aggiustare un campo del genere, perché poi l'inverno arriverà e sarà ancora sempre peggio. La nostra salvezza deve passare dal Savino.